questa occasione perché ritengo particolare. Ritengo particolare anche perché c'è Sua Eccellenza il Prefetto e ci tengo molto a dire qualcosa che ritengo molto significativo, Eccellenze. Vede, qui da noi magari non si dice, parliamo del contingente di quello che si fa, però c'è una questione di fondo. Noi abbiamo iniziato da tempo una rivoluzione nel nostro territorio, è una rivoluzione culturale, perché senza di quello, senza una partecipazione attiva della popolazione non si va lontano. Quindi questo è già da tempo che stiamo portando avanti. In particolare negli ultimi tempi, qui la Commissione straordinaria ci ha dato l'input, ha spinto. È stato fatto un grande lavoro di coordinamento, di coinvolgimento. E questo non è poco, perché tante volte vedete delle persone, dell'organizzazione, delle associazioni si trovano di fronte a un bivio, non sanno come comportarsi. Quando alle spalle ci sono delle istituzioni, che poi sono delle istituzioni particolari, e allora qui nasce qualcosa, allora è come se qualcosa germogliasse. Per esempio, il giovane lì, vedete, noi come consulte cittadine nei giorni passati, io e la Presidente e altri nostri amici, siamo stati dietro di loro perché hanno avuto la capacità, partendo da Siderno, a coordinarsi come consulte giovanile del territorio. E ciò vedi, visto che non è poco perché significa che qualcosa si muove, significa che si è preso coscienza, o ci muoviamo insieme o si fa fronte unico su certi problemi o non si va da nessuna parte. Noi lo sappiamo, siamo una delle zone dei territori più in ritardo di sviluppo, non solamente dell'Italia ma della stessa Calabria. Ecco perché ci siamo rimboccati le maniche e ci stiamo rimboccando le maniche. Chi vi parla fa parte pure del settore economico, turistico in particolare. Quindi veramente, Eccellenza, quando sono venuti i segretari nazionali l'altro giorno, qui non l'ho potuto dire perché c'era tanta gente, ma da parte li abbiamo chiamati da parte e gli abbiamo detto questo. Vedete che noi non ci limitiamo a dare delle responsabilità oppure di criticare, ma ci rimbocchiamo le maniche, cerchiamo di fare quello che spetta a noi fare, perché poi penso che sia più facile che voi prendiate atto che ci stiamo dando da fare, e quindi certo siamo certi che verrete incontro a quelle che sono le nostre esigenze. Questo per dire la nostra filosofia, quello che ci caratterizza. Quindi termino dicendo un grazie alla Commissione straordinaria. Grazie pure dal punto di vista turistico, noi per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto la bandiera blu, prima da tanti anni non c'era, negli ultimi due anni la bandiera blu. Sapete che significa turisticamente avere la bandiera blu? Significa che noi possiamo andare a testa alta per promuovere il nostro territorio. Non a caso, appena terminata la pandemia già abbiamo avuto dei gruppi di stranieri, Sua Eccellenza, pensi? A giugno, quasi fuori stagione, avere dei gruppi di stranieri che vengono qua, significa che la zona è credibile, significa che c'è movimento, significa che c'è il tessuto sociale è in movimento. Quindi volevo solamente dirvi questo, portare questo messaggio, che non solamente a Siderno, io rappresento un po' il territorio, sono il corso come il coordinamento dell'organizzazione sociale, culturale e economica. Quindi qui siamo impegnati in prima fila, stiamo tirando fuori, Eccellenza, quelle persone, quei professionisti che si erano messe da parte perché non credono a una certa politica e tendono a mettersi da parte, invece lui sta tirando fuori. Venite, ci stiamo mettendo insieme per sostenere l'associazione dei comuni, perché sappiamo che c'è difficoltà a gestire i nostri territori. Allora ecco perché dove viene fuori la sinergia, ecco dove viene fuori l'orgoglio di appartenenza. Quindi siamo in questo percorso, Eccellenza. Quindi ricordatevi di noi che siamo disponibili per il confronto, ma questa è la nostra filosofia. Prima guardiamo noi, quello che spetta a noi fare, per poi vedere quello che spetta agli altri. Vi ringrazio. Grazie, ricordiamo. Diciamo, quello di oggi è un esempio di legalità non a parole, ma un esempio di legalità praticata. Noi nel nostro territorio abbiamo tante criticità, ma abbiamo anche tanti esempi di legalità praticata che ci inorgogliscono. Io vorrei adesso dare la parola alla dottoressa Sgambellone, che è la presidente della Proloco. È un'associazione, anche la Proloco, che sta lavorando tanto, sta lavorando molto, hanno portato avanti numerosi eventi e
presso la Prologo c'è un punto blu della bandiera blu e quindi loro danno informazioni a tutti i turisti, non è un'attività da poco, quindi anche grazie a voi per quello che fate. Grazie dottoressa, io non mi dilungherò molto perché oggi abbiamo cose abbastanza importanti da discutere, volevo semplicemente portare il saluto della mia associazione. Noi siamo un'associazione che opera da tantissimi anni a Stiderno, da oltre 50 anni, e il nostro obiettivo principale è la promozione turistica del territorio. Come ha detto giustamente la dottoressa Caracciolo, siamo punto blu, quindi il nostro ufficio di informazione turistica dà tutte le informazioni e appunto a tutti i turisti che vengono nella nostra zona. E devo dire che quest'anno abbiamo registrato un incremento delle presenze, sarà un agosto molto affollato, e c'è un'altissima richiesta di abitazioni, di alberghi, segno che comunque verso la nostra zona c'è interesse, di questo siamo ben lieti perché nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo è un segnale di ripresa, quindi ci prepariamo a vivere questo mese di agosto con grande con grande entusiasmo. I nostri giovani del servizio civile sono al lavoro tutto il giorno per fornire appunto le informazioni ai turisti e volevo dire, ecco, siamo stati molto contenti di questa collaborazione con la commissione straordinaria perché comunque ormai Stiderno è da anni che vive in questa situazione, però noi abbiamo accolto con grande entusiasmo la presenza dello Stato perché l'abbiamo vista come un modo per poter migliorare la nostra situazione. Devo dire che anche se non è stato facile, perché le problematiche sono tante, ci riteniamo comunque soddisfatti di questo rapporto e speriamo, ecco, di poter continuare migliorando la nostra situazione. Ovviamente sono periodi difficili, quindi come manifestazioni, come eventi, siamo riusciti ad allestire un calendario abbastanza soddisfacente, avremmo potuto fare di più, però ecco, speriamo che andando avanti, anche con la situazione sanitaria che andrà a migliorare, potremo dare una maggiore presenza, una maggiore segno della nostra presenza sul territorio. Io non ho altro da aggiungere, anzi mi ringrazio, grazie a tutti e passo la parola a chi ne parla dopo di te. Grazie. Grazie dottoressa Scandiglione, grazie. Abbiamo poi qui la nostra, un'altra associazione, un'OMA. Grazie dottoressa Caracciolo. Buonasera a tutti, buonasera a Sua Eccellenza il Prefetto, a tutte le autorità civili, militari, religiose e a tutti i cittadini presenti. Non era previsto il mio intervento, quindi quello che dico lo dico col cuore. Io rappresento la Fondazione Monaca Bello, come diceva la dottoressa Caracciolo, che da un anno a questa parte ha riavviato la sua attività. La Commissione ci ha creduto fortemente nel far ripartire questa realtà, soprattutto perché può essere per la città di Stiderno veramente un fiore all'occhiello, perché avere una fondazione che guarda ai disagi sociali credo che sia un merito per la città, però la città la deve anche meritare, una fondazione del genere, quindi qui anche l'appello a tutte le forze attive della città di Stiderno per collaborare insieme, guardando e non perdendo di vista quelli che sono i disagi sociali. E noi, parlo come fondazione, però parlo anche alla luce di quella che è la mia esperienza nel mondo dell'associazionismo, soprattutto dell'associazionismo cattolico, guardare al disagio sociale insieme cittadini e istituzioni consente e consentirebbe sicuramente di prevenire tante situazioni negative che purtroppo il nostro territorio si trova a dover vivere, con le quali si trova a dover fare i conti giorno dopo giorno. Sono contento per queste famiglie che ottengono una casa, che è un diritto fondamentale, Credo che anche come istituzioni dovremmo guardare, come istituzione e come città, anche a quelle che sono le famose case popolari, perché Stiderno ha bisogno anche di questa edilizia residenziale pubblica, popolare, perché non sono soltanto queste due famiglie. Io
Quando ero difensore civico, sono stato anche difensore civico qui al comune di Siderno, ricordo quante famiglie venivano a rappresentare il loro bisogno, il loro disagio perché non avevano una casa. E allora credo che questo sia veramente un argomento sul quale dobbiamo concentrarci per poter dare delle risposte, come stasera, una risposta che mette insieme legalità e attenzione al bisogno. E credo che veramente stasera la presenza più bella, perdonatemi, la presenza più bella dentro questa sala è quella di queste due bambine. Grazie. Procuratore, vuol dire qualcosa lei? Sì, buonasera a tutti. Sono veramente felice di partecipare a questa iniziativa perché sento confluire in questo mare pulito finalmente di legalità una serie di torrenti impetuosi altrettanto forti e pregni di valori positivi. C'è l'assegnazione di una casa che ricordavo prima, è un bene primario e tutti dovrebbero avere diritto ad una casa. E io guardo sempre con un po' di diffidenza l'edilizia cosiddetta economica e popolare se e quando viene costituita da casermoni disgiunti dal contesto urbano. Bisogna creare edilizia popolare che sia all'interno del contesto urbano, che siano luoghi di vita fattiva, non centri di emarginazione. Non credo che sia questo il caso, perché li troviamo piuttosto nei grandi centri urbani, questi agglomerati che poi a volte vengono anche dismessi proprio perché finiscono per essere addirittura centri di degrado piuttosto che di accoglienza. Ecco, questo è un caso in cui si è creata con la confisca e l'utilizzo di questo bene per assegnarlo a famiglie bisognose di alloggio una valenza positiva nel garantire il diritto di abitazione. Ecco, insieme a questo vi è poi il valore della presenza dello Stato che riutilizza un bene confiscato alla criminalità, ed è questo quello che ci piace, la presenza dello Stato in senso positivo, non in senso, io sono procuratore della Repubblica, vorrei dire magari forse il contrario, ma mi piace la valenza dello Stato quando si rende in chiave propositiva, non in chiave repressiva, che è quella di garantire sicuramente la tutela del cittadino, ma per il riscatto di queste terre non serve una procura della Repubblica, servono quello che sta avvenendo, quello che diceva prima, si diceva prima in relazione alle energie positive per riabilitare, per riscattare queste terre, perché non se ne può più di sentire oddio stai all'opera, stai a Siderno, adesso cosa ti succede? Siamo nel 2021 e queste terre io avverto, sono qui dal 2013 e mi ritengo oramai quasi un figlio adottivo di queste terre, magari andrò via ma il legame mi si è consolidato e devo dire che avverto un vento positivo di rinnovamento che ovviamente deve passare attraverso altre consapevolezze, una delle quali è quella che qui in questo comune si sta risolvendo con le presenze attive della cittadinanza che partecipano, che migliorano, che creano e fanno veramente il vero esercito anti-ndrangheta, che è questo, non è quello soltanto delle forze dell'ordine che pure svolgono un lavoro preziosissimo, ma il riscatto passa attraverso la partecipazione positiva di tutti questi gruppi che io ringrazio perché ho già avuto modo di partecipare alla manifestazione quando vi è stata la consegna della bandiera blu. Sono queste le tappe per creare riscatto di questa terra. Occorre una consapevolezza intercomunale perché il riscatto passa attraverso il riscatto della Locride tutta, non può essere limitata chiaramente a Siderno, perché se poi esco da Siderno e trovo una situazione peggiore non riscattiamo nulla. Occorre
una consapevolezza intercomunale di tutta la Locride nell'andare avanti, nel creare movimento, nel creare turismo, dunque economia, e i segnali che pervengono da Siderno sono proprio in questa direzione. Io sono lieto, mi piacerebbe immaginare una Locride nella quale la Procura della Repubblica si tratta la pancia, non crea o deve reprimere criminalità. E questo è l'augurio che io proprio faccio con sincerità. Bisogna continuare così con questo fiume impetuoso di riscatto positivo, e bisogna coinvolgere assolutamente, ma non credo che sia una difficoltà questa, perché ho notato anche in altri comuni un analogo entusiasmo, un'analoga partecipazione, ma da Siderno parte una luce che potrà illuminare tutta la Locride. Grazie. Grazie per questo messaggio che ci infonde ancora più fiducia, ci infonde ottimismo per il futuro. Volevo ringraziare la struttura burocratica comunale, perché questi immobili sono stati ristrutturati con i fondi del comune e dagli operai del comune e dall'ingegnere Fazzari che li coordina, che è qui con noi. Quindi ringrazio tutti i suoi collaboratori e grazie veramente anche a lei, perché sono sempre al nostro fianco e devo dire la verità, ci collaborano veramente in modo molto molto importante. Io passerei la parola a Sua Eccellenza il Vescovo. Sì, è solo per un saluto e un piacere per una un'azione così centrale, posso dire, perché in certi casi i gesti sono più eloquenti della parola, e in questo caso l'assegnazione di un bene come Stato alla fruizione di famiglie bisognose e povere è un gesto di grande valore sociale. Questi gesti hanno un valore di segno, posso dire, nel senso che richiamano al valore della socialità. I beni confiscati che vengono recuperati per una funzione sociale sono un'indicazione per tutta la comunità a dare valore al sociale. In un contesto in cui prevale l'individualismo, compiere dei gesti che sottolineano il valore sociale, l'importanza, cioè di ciò che appartiene a tutti, di ciò che realizza la società, è di grande significato. Certo non è stato facile, penso, seguire questo percorso, però che abbiamo bisogno proprio di gesti che ci richiamano al valore della società, al valore del bene comune, del bene pubblico. Purtroppo siamo assistenti in questi giorni proprio a questo scempio naturalistico, cioè la distruzione di ettari e ettari di bosco attraverso gli incendi che si stanno propagando in Macedonia o in tutto il nostro territorio. Questi sono segni di disprezzo nei confronti dell'ambiente, nei confronti di un bene fondamentale qual è l'ambiente, un bene fondamentale per tutti. Allora ogni piccolo gesto come questo, compiuto per dare valore alla funzione sociale di un bene, credo che ha un significato per tutti noi. Allora ben vengono di queste azioni, fatte nella pubblica istituzione, e diventano direi qualcosa di importante per tutti. Dobbiamo essere sempre di più educati al senso sociale dei beni che abbiamo. Quindi sono fatto una cosa per essere qui e mi dispiace di essere arrivato in ritardo, ma volevo sottolineare questo aspetto. Quindi con augurio alla comunità di Siderno, perché questi gesti possono moltiplicarsi ancora di più. Da parte nostra come Chiesa cerchiamo di risforzarci, di metterci anche del nostro in questo, negli altri ci riusciamo, in altri casi di meno, però ecco, quando ci riusciamo sicuramente diventano segni di questo grande valore per tutti. Grazie.
Eccellenza, grazie a lei per aver aderito al nostro invito. E adesso passiamo la parola alla Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, che ringraziamo ancora una volta per essere sempre al nostro fianco e attento ai problemi che quotidianamente la Commissione straordinaria gli pone. Non è la Commissione straordinaria il problema, devo dire. La Commissione straordinaria in questo caso ha saputo affrontare e risolvere un problema annoso, e quindi innanzitutto sono qui per saluto tutti quanti, però consentitemi di rivolgere il mio ringraziamento e il mio apprezzamento nei confronti della Commissione straordinaria, perché vedete, non è semplice arrivare a un percorso di definire un percorso di assegnazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Sono pratiche che tante al presente ho seguito personalmente, e vi posso assicurare che queste pratiche sono una specie di miniera di problemi amministrativi, giuridici, e quindi riuscire ad arrivare alla fine di questo percorso vuol dire impegnarsi molto, avere molta pazienza negli saldi, e quindi per questo non posso che rivolgermi, che esprimere il mio apprezzamento per il vostro lavoro e per il lavoro della tecnostruttura del Comune di Siderno. In questo caso, come vedete, la burocrazia può riuscire a risolvere i problemi, perché normalmente il tema di burocrazia è associato all'inefficienza, al ritardo e se non al peggio. E poi vorrei nello stesso tempo rivolgere il mio ringraziamento e il mio apprezzamento anche nei confronti del mondo associativo di Siderno. Credetemi, la dottoressa Caraccio non ha fatto che decantarmi le vostre virtù e il vostro impegno, e in effetti voi siete una linfa vitale per questo centro, e credo che l'associazionismo sia una delle chiavi di volta per risolvere, e rispondo a quello che molti di voi hanno detto, per risolvere e contribuire a risolvere i problemi di questo territorio. Anche io, come procuratore, sono ormai un calabrese ad onore, ormai sono al mio 13° anno di Calabria, quindi ho passato più di un terzo della mia vita professionale, sia pure con colori diversi, in questa regione, e penso anche di conoscerla bene. Non credo di essere presuntuoso, più che altro perché cerco di accostarmi con rispetto soprattutto al territorio e alle popolazioni locali, perché credo che faccia parte anche dei miei doveri d'ufficio, e mi serve anche a lavorare meglio naturalmente. Ecco, io penso che la capacità di fare squadra, la capacità di lavorare insieme per il bene comune è fondamentale per cercare di sollevare questo territorio. Ci sono segnali di ripresa, è vero, molti sindaci mi dicono che c'è un forte afflusso di turisti, quindi è un territorio che si sta muovendo, un territorio che paradossalmente dopo un anno e mezzo di emergenza da coronavirus dimostra di avere la propria vitalità e di conferma le proprie potenzialità. Ora sta a voi lavorare perché queste potenzialità si possono esprimere. È chiaro, lo Stato deve fare la sua parte, vi posso assicurare che la nostra parte cerchiamo di farla, la fa la Procura della Repubblica di Locri, fa l'autorità giudiziaria, cerchiamo di fare anche noi meglio che possiamo, però io dico sempre che il territorio è vostro, dovete essere voi a far sì che questo territorio esprima queste potenzialità, dovete essere voi ad aiutarci, ad aiutarvi. Noi non siamo terzi rispetto al territorio, noi siamo con voi e per voi, e se si riesce ad esprimere questo spirito di squadra anche nel rapporto con le pubbliche istituzioni, in questo caso dello Stato, credo che si possano raggiungere risultati molto importanti. La chiave di volta è fare il gioco di squadra e fare bene che questo gioco di squadra si possa, come dire, si possa esprimere in un territorio, in un campo in questo caso, libero da certe situazioni che hanno portato a far sì che la Commissione straordinaria sia qui con noi sia stata qui con voi in questi anni. Io auspico che venga un giorno in cui la Calabria non sia più indicata come semplicemente, o meglio, più associata a gravissimi fenomeni criminosi. Certo, abbiamo una strada molto lunga da percorrere, molto è stato fatto, molto resta da fare.
però credo che questa giornata sia anche una giornata di speranza, perché è vero che voi avete l'entusiasmo necessario, avete la volontà necessaria, vi mettete a disposizione del vostro territorio insieme alle istituzioni, e questo è un altro aspetto che credo sia indicativo di questa vicenda, che sembra piccola, e qui vengo per le due famiglie, ma non è assolutamente per le due famiglie interessate. Pensate, sono persone bisognose, da quello che ho potuto vedere, alle quali noi diamo la possibilità di disporre di un alloggio, un bene che deve essere assolutamente prezioso. E sono contento che, per esempio, queste bambine potranno vivere in un ambiente migliore, un ambiente più confortevole. Questo a voi genitori fa sì che dovete fare il vostro compito, che è alto, lo dico anche da padre, ma avere un punto di partenza. Certo non è un punto d'arrivo, molto resta da fare, però ecco, questo veramente direi che è l'aspetto più significativo. Quindi lo Stato, che è l'autostato che ha fatto la propria parte, prima ha detto le forze di polizia, con l'autorità giudiziaria, adesso il comune che è riuscito ad arrivare a settembre di questa complessa procedura, e tutto questo insieme a voi. Quindi è veramente una bella giornata, Presidente. Sono contento che questa è la seconda volta che vedo in poche settimane, e sono tutti e due momenti importanti per questa comunità. Il mio augurio è che si prosegua su questa strada, tra poco, veramente più decente, dovrebbe esserci finalmente le elezioni amministrative, ci sarà la nuova giunta e la nuova giunta comunale, e nel momento in cui questo territorio sarà, come dire, restituito agli ordini di governo, ordinari, io mi auguro che questa vostra azione possa continuare, possa proseguire, e sa sempre a voi far sì che possa proseguire naturalmente. Dovete continuare con questo spirito, a prescindere da chi ricopre i vestiti istituzionali in questo palazzo. Spero che questo sia un punto di passaggio importante. Intanto sono contento per le due famiglie interessate, e sono contento per un esito di questa importante attività. Grazie. Allora, la prima in graduatoria si chiama Panetta Carmela Eleonora, si può accomodare. Signora Panetta, mi pare che abbiamo individuato questo immobile, un appartamento in via Bruttino Pugnano, 99 metri quadri circa, costituito da 4 vani, appartenente al patrimonio disponibile di questo comune, che è quello già visionato. Quindi in questo momento li consegni lei, vediamo. Sì, li consegni lei. C'è la signora che è stata l'anima della... La primazione dell'arte immobile va alla seconda, che si è classificata nella graduatoria, che è la signora Panetta Lucia. Panetta Lucia va al fabbricato ubicato in contrada Fossarolini, che avete già ovviamente visionato. Consigliamo i bravi. Auspichiamo a queste famiglie tanta gioia e felicità, e per allietare questo momento così bello ci sono due dolcini in quel tavolo lì, quindi vi preghiamo di avvicinarvi. Noi poi accompagneremo le famiglie al bene.